il presidente della Lega Pro vuole riportare 60 squadre in questo campionato. Ci riuscirà oppure è un'impresa difficile? No, è un'impresa complessa, ma dobbiamo riuscirci perché le norme parlano chiaramente di un format di Lega Pro 60 squadre. La Lega Pro dovrà fare un'analisi attenta sia sul format, sia sulla sostenibilità, sia sulla parte dei progetti, e tutto questo deve essere inserito all'interno di un contesto generale di riforma del calcio italiano. Il ripescaggio ha dei criteri ben stabiliti. C'è una graduatoria, ci sono una serie di requisiti oggettivi e soggettivi e poi ci sono delle pregiudiziali assolute. Le pregiudiziali assolute riguardano le infrastrutture, riguarda l'illecito sportivo e riguarda le inadempienze amministrative. Queste società devono pagare ovviamente una fiduciaria bancaria. 250 mila euro. È una tassa a fondo perduto che per la prima volta viene riconosciuta integralmente alla Lega Pro. E il cambio invece mi pare di formato dei playoff. I gironi dovrebbero essere a 20 squadre, quindi con l'ultima retrocede, 4 potrebbero essere interessate ai play-out. Le prime 10, la prima va direttamente in B e le altre 8, perché la seconda passa direttamente, sono coinvolte nei play-off. Capisco le perplessità, bisogna fare di tutto per giocare le gare fino all'ultima giornata, o per salvarsi dai play-out o per andare nei play-off. I gironi verranno divisi nord, centro, sud oppure anche in verticale? È ancora prematuro. Qualcosa vorrei ipotizzarla in termini di cambiamento, perché credo che sia arrivato il momento di cambiare. Ci sarà un criterio logico da seguire, ma l'idea di dividere l'Italia in tre fasce perfettamente orizzontali credo che non aiuti molto. Che ci sono delle ipotesi che stiamo valutando, che stiamo studiando per far sì che ci possano essere delle leggere modifiche rispetto al girone dell'anno scorso, di questo campionato. E per quanto riguarda invece i giovani per farli giocare, Non è vincolante comunque. certo, ci può anticipare qualcosa, Presidente? Beh, si sta ipotizzando un 16 over con due fidelizzati e under 21 con un'ipotesi 94 illimitati.